Vado. Siamo con Paolo Pezzana, docente all'Università Cattolica di Milano, che in biblioteca Como inizia oggi un percorso per la costruzione di un regolamento dell'amministrazione condivisa insieme all'amministrazione comunale. Gli chiediamo di tentare nell'impossibile impresa di raccontarci in 3-4 minuti questo percorso e che cos'è l'amministrazione condivisa. Il percorso che il Comune di Como e il Terzo Settore Comasco cominciano oggi è un percorso fortemente innovativo ed è una grande sfida che potrebbe portare Como ad essere la prima città in Italia che si dota di un regolamento strutturale sull'amministrazione condivisa. L'amministrazione condivisa è uno stile di esercizio del potere pubblico in cui l'amministrazione pubblica non impone dall'alto al basso la propria volontà ai cittadini e alle organizzazioni, ma riconoscendo il valore, la rappresentanza sociale che il terzo settore ha, invita il terzo settore a coprogrammare e coprogettare le azioni da fare, senza per questo spogliarsi dei propri poteri e delle proprie responsabilità. L'amministrazione pubblica resta il soggetto fondamentale nella garanzia dei diritti dei cittadini e resta il soggetto a cui la nostra Costituzione affida questo compito, quindi a questo compito non può abdicare. Ma con l'amministrazione condivisa, per svolgere meglio questo compito, l'amministrazione pubblica coinvolge i saperi, le competenze, i dati, le conoscenze che il terzo settore ha, le esperienze, la capacità di volontariato, di dono che loro portano e rappresentano in un processo appunto in cui si disegna insieme tutto ciò. Non per bontà, non per buona volontà, ma proprio all'interno di un procedimento amministrativo. Quello che il Comune di Como vuole fare è scrivere un regolamento insieme al terzo settore, alla cittadinanza, alle fondazioni e a chi vorrà partecipare a questo tipo di percorso, in cui disciplina con la propria legge, il regolamento è la legge di un comune, è l'atto più importante che un comune o un consiglio comunale può fare, disciplina il modo attraverso il quale esercitare questo potere. Nessun'altra città in Italia, nessun altro territorio dell'importanza di Como ha ancora adottato un regolamento di questo genere. Esistono regolamenti sui beni comuni che dicono come prendersi cura di alcune parti della città, ma nessuno ancora strutturalmente ha disciplinato il modo tecnico-giuridico attraverso il quale fare questa attività. Como vuole farlo e vuole farlo in maniera partecipata. Questo è davvero importante, innovativo e saremo insieme a Como come IFE Lanci nell'accompagnamento di questo tipo di processo. Perfetto.